Ma allora in questo libro ci devono essere le risposte a milioni e milioni di anni di domande sul sesso! E quindi ero curiosissima. Voi non siete curiosi voi? Io ero curiosissima e allora sono andata subito a cercarmi subito quanto tutto qua. Volevo trovare la prima scopata subito, che è pagina 129. Cioè prima non succede niente. Io mi annoiavo a morte. Già una che si chiama Anastasia, detta Ana, già mi annoia. Un nome e un destino, ma che altro me vuoi raccontare? Mia Ana, che questa Ana sia vergine a 25 anni o giù di lì è praticamente fantascienza. Che per una strana coincidenza si trovi in presenza di questa sorta di Adone strabello, straaffascinante, straricco, che come se non bastasse rimane folgorato dalla sciatta studentessa verginella. Era veramente troppo. Allora scorso le pagine, ho trovato il primo gemo e poi sono andata un po' indietro. E quindi ecco la prima scopata. Lui le ha già proposto il famigerato contratto di sottomissione sessuale. Lei ha detto che ci avrebbe pensato, ma nel dubbio ha deciso di dargliela. Comunque, mi tengo a paro. E... attenzione, perché il libro è in prima persona. Quindi, ci riesco con questa matassa che ho. Silenzio. Parla Ana.